Hai indovinato anche questo pronostico, l'1x2 lo hai indovinato. Bravissimo, bravissimo José, è veramente... 1-0, cioè... 1-0 per la, per sì, la Germania. Allora, Francia 0, Germania 1, risultato 1x2, 2, per la, 2 a favore quindi per la Germania, 2,27 la quota, somma gol 1,309, risultato esatto 0-1, paga 6,08, doppia chance in, out e in and out, 2 e paga 2,27, x2 paga 1,34, 1,2 paga 1,15. Senti, io gli ho dato 6 risultati. Su 6. 6 su 6. Amici, amici scommettitori, state attenti, non sbaglio una. Sì, sì, ormai ti devono seguire. Seguitemi! Ti devono seguire. Under over, anche questo è un under, perché appunto siamo sotto la soglia di 2,5 e paga 1,30. Cosa devo dire? Io sono ammirato, ammirato. Sbalordito, perché io non ho mai indovinato niente. Esatto, cioè solitamente non abbiamo... invece vedi, allora ero io che portavo... Ma io so, devo dire la verità, sto giocando a caso, no? Certo, certo. Quando tu dici un risultato, io dico, guardo certo, un po' sì, lì, prendiamo... 2-0, 2-1, 3-1, e sparo. Però questo fa il bene di Malaika, di Malaika al Children's Friends. Ah, sì. Se ora andiamo un attimo con... possiamo andare con le immagini direttamente dal computer, possiamo far vedere dove si trova questo posto. Ecco, questo è il Monte Meru, che è il monte che domina la casa famiglia, domina la pianura dove è collocata la casa famiglia. Queste sono delle immagini di lavoro, diciamo, da piantagioni. Esatto, qua ci sono i bambini a cui coltivano la terra. Esatto, a cui viene insegnato, viene spiegato come si coltiva, eccetera. I bambini che sono, guarda che belli. Veramente, guarda. Vedo che sono abbastanza ben sostenuti, perché vedo che sono molti, sì, sì, sono vestiti bene, non c'è qui quella... sono alle prese con il computer, perché ovviamente sono messi nella condizione di studiare sì, inglese. Sì. E questa è una cosa che ti dovrebbe suggerire qualcosa. Capoeira o esatto, no, questa è capoeira. Capoeira, sì. Capoeira che... Beh, tutti i balli sudamericani sono inventati dagli africani, no? E qua diciamo delle immagini che forse ti suggeriscono qualcosa, perché vedi, hanno un pallone, un bel campo di un campo erboso. Sì, un campo un po' di patate. Io noterei i sandali con cui stanno giocando. Sì, io ho fatto anch'io questa esperienza lì in Africa. Sono andato a cercare dei ragazzi che giocavano bene, tutti non avevano le scarpe, poverini. Era un peccato. Oppure guarda i campi di calcio. Oppure a piedi nudi. Tu giocavi a piedi nudi. I campi di calcio così ho giocato anch'io. Esatto. Cioè, dice che non è una novità. Ma dice che si migliora la sensibilità a giocare a piedi scalzi. A giocare a piedi nudi, sì, mettiamo più contatto col pallone. Infatti ho fatto molta fatica poi a mettere scarpe. Qua vedi che hanno già delle maglie che ci ricordano qualcosa, vedi, sì, Malaika, sì, sì. Gli amici di Malaika. Guarda che bella sta bambina. Una bambina bellissima. E poi soprattutto la slide più importante, perché è quella che dà i dati di Malaika Children's Friends Onlus, la sede a Corso Magenta a Milano, il codice fiscale 9760 65 10 150 e poi le indicazioni per eventualmente per fare donazioni. Consigliamo ai nostri telespettatori di andare semmai sul sito che è www.malaika-childrenfriends.org. Torniamo però sulle immagini da video, perché andiamo con la prossima partita. Parlano la stessa lingua. Una partita in cui si parla la stessa lingua. Due tradizioni calcistiche molto interessanti, con due storie particolari, perché la Spagna ha solo negli ultimi 7-8 anni. Chiaro. Si è affermata, esplosa a grandissimo livello. L'Uruguay invece è una grande nobile del calcio internazionale. È una tradizione enorme, è stato uno dei primi che ha vinto il mondiale.